I metalli preziosi. Buongiorno ragazzi. L'altra volta mi sono scusato per la mia goffaggine nel fare i video, oggi mi scuso per la qualità dei video che vi prometto che migliorerà. Ma andiamo avanti. Un ruolo fondamentale nel nostro percorso lo hanno i metalli preziosi. In particolare l'oro, che approfondiremo in seguito e ci terrà compagnia per un po' di video. Altri metalli come l'argento, il bronzo, il ferro e il rame furono cruciali per lo sviluppo soprattutto tecnologico, ma anche monetario e della civiltà umana. Alcuni di loro, come il ferro e il rame, erano presenti in abbondanza ed erano principalmente utilizzati per produrre oggetti come utensili, o armi o attrezzature da cucina. Essendo soggetti a corrosione, non venivano utilizzati spesso per transare valore, se non per piccoli scambi. Altri invece, come l'oro e l'argento, forti delle loro caratteristiche fisico-chimiche e quindi meno soggette ad alterazioni nel tempo, vennero scelti per essere utilizzati come mezzo di scambio. Iniziarono quindi ad essere coniate monete con una precisa quantità di metallo, in modo da facilitare ancora di più il loro commercio. La garanzia del peso era data dal sigillo posto sulla moneta dall'imperatore o dal presidente di turno. L'argento era molto utilizzato soprattutto in Oriente, tant'è che paesi come la Cina e l'India utilizzavano proprio un sistema monetario basato sull'argento. Anche in Occidente e nelle Americhe l'argento era utilizzato per coniare monete di piccolo taglio e per pagare le merci che arrivavano appunto dalla Cina. L'argento fu anche utilizzato per ripagare numerosi debiti di guerra dei vari conflitti avvenuti all'interno dell'Europa e per la guerra di indipendenza e guerra di successione negli Stati Uniti, al punto che questo metallo cominciò a scarseggiare e si cominciarono a coniare sempre meno monete, proprio a causa della mancanza del metallo. Nel 1806, l'amministrazione del presidente Jefferson negli Stati Uniti, a causa della mancanza di argento, tentò di creare uno standard bimetallico, utilizzando quindi l'argento solo per le monete di piccolo taglio e l'oro per le pezzature più grosse. Venne fissato un rapporto di cambio di 1 a 15, ovvero ad un'oncia d'oro corrispondevano 15 once di argento. Il problema principale però di questo sistema era la differenza di prezzi dei due metalli, che erano causati dall'aumento di produzione o dal calo di domanda di uno di essi. Era frequente che si creassero delle divergenze tra il rapporto di cambio ufficiale, quello 1 a 15, e il rapporto di cambio reale, invece. Quando c'era grossa offerta di argento, il cambio poteva salire a 1 a 20. Viceversa, poteva scendere quando aumentava l'offerta di oro o quando c'era una forte richiesta di argento. Il declino dell'argento, come moneta fu causato dall'enorme difficoltà nel mantenere proprio questo rapporto. E in piccola parte anche dalla carta moneta che permetteva la trasferibilità dell'oro anche in piccole quantità. Via via tutte le principali economie adottarono l'oro come metallo di riferimento per gli scambi commerciali. Pensate, la Gran Bretagna fu la prima nel 1717. In Europa invece due eventi favorirono l'adozione al gold standard e di conseguenza la caduta dell'argento. Il telegrafo e l'espansione del tessuto ferroviario. Grazie a queste due tecnologie diventarono molto più semplici le comunicazioni e i trasporti. Le banche non erano più costrette a dover spostare costantemente i metalli da un luogo all'altro dell'Europa per poter fare il settlement, diciamo, ma poterono sfruttare il sistema di addebito a credito su dei registri sfruttando la moneta cartacea e spostare l'oro solo all'occorrenza. Di conseguenza non era più necessario sfruttare l'argento per i pagamenti di piccoli importi, ma si usavano direttamente le banconote convertibili in oro. Dal 1837 in avanti Francia, Olanda, Svizzera e altri stati abbandonarono l'argento. Nel 1871, al termine della guerra franco-prussiana, la Germania ottenne dalla Francia un indennizzo di 200 milioni in sterline d'oro e colse l'occasione per passare al gold standard definitivamente. Nel 1898 si accodò l'India. La Cina e Hong Kong invece furono le ultime ad abbandonare il sistema argenteo e lo abbandonarono nel 1935, quindi molto recentemente.
Nonostante sia stato abbandonato però come standard monetario, l'argento rimane comunque un metallo che ha lasciato un segno nella storia del nostro linguaggio. Pensate alla parola denaro, deriva dal latino denarius e indicava la moneta del peso di 3,9 grammi di argento che circolava al tempo della Repubblica Romana. Al giorno d'oggi, in almeno 14 lingue, le parole argento e denaro sono identiche. In lingua francese, per esempio, argent significa proprio denaro. Ovviamente, come ben sapete, l'argento non ha perso il suo utilizzo, anzi, è ancora molto utilizzato in gioielleria, nell'industria e soprattutto nella fotografia. Rimane quindi fondamentale ancora ai giorni nostri e ancora molto presente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, preparatevi che la prossima settimana faremo una puntata dedicata a loro. Per oggi è tutto. Ciao!